Siamo in un punto del Salento, in uno di quelli presi di mira dagli incendi di queste ultime settimane. Prima il Salento era noto per i suoi ulivi, oggi devastati dalla xylella. E adesso lo scenario che abbiamo davanti a tutti noi è questo, quasi lunare, tragico, di sterpaglie bruciate, cotte dal sole, ma incendiate dalle fiamme che stanno arroventando l'estate 2021 nel Salento. Guardate. Sono stati infatti oltre 200 gli interventi svolti nel corso dell'ultimo mese di giugno da parte dei vigili del fuoco. Tanti di questi hanno riguardato incendi avvenuti nei campi degli ulivi colpiti dalla xylella e poi si aggiungono anche tutti i roghi dove è stato necessario per ben 14 volte l'intervento dei Canadair per spegnere i roghi in riva al mare a due passi dalla splendida costa salentina. Un'emergenza sulla quale si è già discusso in prefettura e sulla quale bisognerà prontamente intervenire per evitare che ettari e ettari della splendida macchia mediterranea continuino ad andare in fumo in questa rovente estate 2021.